cerchia, londino di fico, fagiolo solfino sono i sapori della memoria della buona usanza, la piccola cooperativa Presidio Slow Food, simbolo dell'artigianato alimentare di qualità. La buona usanza, il bello e il buono del ritorno alla terra. Farina di qualità da 5 generazioni. Scopri i prodotti Molino Bianchi, di solo grano italiano. Li riconosci dalla bandiera tricolore. I nostri prodotti non contengono additivi né conservanti. Dalle olive dei coltivatori locali, attentamente selezionate e controllate, creiamo un prodotto raffinato che unisce gusto all'alta qualità. È l'olio Montenovo, il compagno fedele della tua salute. Le nostre nonne passavano ore ad impastare uova e farina per rendere la pasta più morbida ed elastica. Oggi, dopo 50 anni, D'Andrea Giovanni impasta ancora come allora, nel rispetto della buona tradizione marchigiana, garantendo qualità e freschezza ed offrendo una vasta scelta di formati e piatti tipici. Pasta all'uovo D'Andrea Giovanni, dal 1957, la buona tradizione marchigiana. Mangiar sano, mangiar marchigiano, bentrovati a questa nuova puntata, la cura prima che arriva dalla tavola. Tante le novità al centro della puntata di oggi, come sempre le rubriche riservate alla cucina, le ricette e il vino, ma partiamo innanzitutto da una novità che ci parla di intolleranze alimentari, una nuova linea per celiaci. Abbiamo in studio con noi un imprenditore, Giampaolo Giampaoli. Lo presentiamo perché alla vigilia questo di Pasqua arriva una novità, una scommessa, diciamo così. Ha deciso di investire su una nuova linea di prodotti celiaci. Di cosa parliamo? Parliamo di una specializzazione del nostro settore. È una sfida, come le diceva, che noi vogliamo fare, che abbiamo iniziato a fare, che per la prima volta esce questa Pasqua. Perché abbiamo prodotto una colomba per questa Pasqua e abbiamo anche prodotto 3 tipi di biscotti senza glutine e stiamo preparando chiaramente il Natale con il panettone e qualcos'altro. La scelta è stata fatta facendo un'indagine di mercato e cercando anche di capire cosa si poteva fare per migliorarci e per portare sul mercato qualcosa di speciale e di specialistico. Qualche anno fa la Giampaoli ha fatto la scelta del senza zucchero e ha fatto la linea zucchero zero, adesso ha fatto questa nuova linea che si chiama Meglio Senza e questa volta è Meglio Senza Glutine, perché sta crescendo purtroppo questa anomalia, molta gente ha delle difficoltà a mangiare prodotti con il glutine e quindi noi abbiamo investito su questa strada. Posso dirvi che l'investimento è stato molto più complicato questo ultimo per il fatto che noi abbiamo dovuto fare un capannone a parte, quindi isolato totalmente dalla normale produzione, comprare tutte le attrezzature e l'impiantistica per produrre solo in quel luogo, solo queste cose, quindi l'investimento è abbastanza consistente e quindi tutte le materie prime devono essere isolate e quindi capite bene che l'investimento è importante. Poi abbiamo dovuto fare l'acculturamento anche del nostro personale, perché veramente la produzione è molto delicata e non si può sbagliare. Dicevamo una scommessa, che cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo, intanto valutiamo il valore della Giampaoli. Giampaoli è un'azienda storica, 110 anni di storia, 4 generazioni, ma comunque ancora rimasta piccola, è un po' bonsai, nel senso che non ha grandissime quote di mercato, lavora soltanto o il 90% con l'Italia, quindi non ha sbocchi esteri. Quindi cerca degli spazi suoi specialistici, perché non ha quelle potenza così forte di poter fare mercato grande e magari essere abbattere i costi più di tanto. Quindi secondo noi la scelta è di andare a lavorare meglio, di fare un maggior valore aggiunto, che non sia solo di prezzo ma di qualità, in modo che chi ha questa anomalia intanto ha la possibilità di coprirla, che non è poco, e poi di presentarci appunto con quel, diciamo, col vestito nuovo.
La seconda scommessa è quella di avere un prodotto che sia salutare, che non provochi intolleranze, ma che sia soprattutto buono, cioè che invitando delle persone a cena, per esempio da parte di un celiaco, non si possa sentire la differenza. Assolutamente, intanto il celiaco non si deve sentire un ammalato, anzi, no? Un privilegiato, perché in effetti i prodotti che noi abbiamo fatto e creato senza glutine, direi che non dico sono migliori, ma sicuramente all'altezza degli altri. E dunque ringraziamo Giampaolo Giampaoli e andiamo avanti con questa puntata di Mangiarsano andando a parlare e a conoscere come sempre i vini del nostro territorio di Vimbacco, il territorio in un calice. Vino che viene messo in commercio 18 mesi dopo la vendemmia, c'è un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi, alcune aziende fanno una percentuale, una parte addirittura fanno un affinamento in barrique per completare questo grande vino con la parte della tostatura della barrica e con la parte vanigliata. Ecco, è un vino importante, noi diciamo che è un rosso vestito di bianco, noi addirittura nella tipologia riserva, cioè la DOCG, oggi facciamo delle verticali partendo addirittura dal 1988-89, dunque per un bianco poter ancora degustare un vino che ha tutto questo tempo significa che è un grande vino. Lo chiamano il rosso vestito di bianco a significare come questo vino a bacca bianca in realtà abbia molta struttura, tanto più nella versione riserva, la DOCG Verdicchio di Materica, che richiede cura e attenzione. La platea degli abbinamenti prevede, oltre ai classici piatti di pesce, anche pietanze più strutturate. Sostiene benissimo piatti come l'agnello, come il maiale o addirittura dei piatti di pesce molto saporiti come crostacei. Per la vendemmia 2013 una buona qualità che deve tener conto di una quantità inferiore. Durante l'anno le piogge primaverili non ci hanno permesso di lavorare al meglio i vigneti e questo ha favorito delle malattie, in particolare la pronospera. Poi purtroppo abbiamo avuto la grandine che è passata 3 volte con danni abbastanza consistenti e questo purtroppo ci ha creato dei problemi sotto l'aspetto della quantità. La qualità senz'altro è una bellissima annata, cioè se ritornate alle annate caratteristiche del verdicchio dove vuole la pioggia, dove può mantenere tutti quanti gli aromi, dunque il caldo non mangia tutta la parte aromatica, l'acido malico eccetera, dunque è una bellissima idea. E siamo alla pagina delle ricette, aggiungi un posto a tavola in vista della Pasqua, un modo, rispettando la tradizione, per preparare l'agnello. La cucina ha una stagionalità che i ristoratori avrebbero il dovere di seguire. Abbiamo anche una stagionalità fatta di animali, purtroppo. Dico purtroppo perché è notorio che in questo periodo che ci avvicina alla Pasqua gli agnelli e i capretti sono vittime sacrificali. Visto che viviamo nelle Marche, direi di se è possibile di comprare agnelli nostri italiani, nostri ancora meglio se sono marchigiani. Bene, fatto questo vi fate dare dal vostro macellaio alcune bistecchine, dipende dal numero di ospiti, di commensali che avete, direi di tenersi ragionevolmente sulle 3 bistecchine a testa. Le battete un attimo, le infarinate e le mettete in padella con aglio, rosmarino e un filo di olio buono. Questa padella fate che sia abbastanza calda, così da far sì che una volta messa la carne rosolata da una parte e dall'altra, la scottatura esterna sia violenta e il succo della carne, quindi gli umori, i sapori propri della carne e dell'agnello, rimangano all'interno della carne. Cercate di deglassare quello che è un pochino il fondo di cottura che rimarrà
in qualche maniera attaccato alla vostra padella con un po' di vino bianco. Coprite, salate, pepate, coprite il recipiente con un buon coperchio e lasciate cucinare. Direi che una decina di minuti sia più che sufficiente. Fatto questo, togliete le vostre bistecchine. Per completare il piatto, su una padella a parte e magari anche il giorno prima, questo lo possiamo concedere, avete lessato alcune patate, anche lì il numero dipende dal numero di invitati che avete, le pelate bene, le tagliate a pezzettoni e con un filo d'olio, anche qui riproponiamo lo stesso abbinamento di aglio e rosmarino, le passate in padella così da creare all'esterno una crosticina e da mimare le patate arrosto. Le appoggiate nel piatto come contorno alla vostra carne, che nel frattempo avrete nappato, come dicevo, magari con un passino mettendoci sopra questa glassa. Aggiungete un filo di rosmarino se volete per guarnire il tutto e portate felicemente in tavola festeggiando la Pasqua. Bene, è tutto per questa puntata di Mangiar Sano, Mangiar Marchigiano, che si ferma per qualche settimana. Ritorniamo in onda a partire dal 17 aprile. A voi grazie di averci seguito, arrivederci alla prossima puntata. Cerchia, lonzino di fico, fagiolo solfino sono i sapori della memoria della buona usanza, la piccola cooperativa Presidio Slow Food, simbolo dell'artigianato alimentare di qualità. La buona usanza, il bello e il buono del ritorno alla terra. Farina di qualità da 5 generazioni. Scopri i prodotti Molino Bianchi di solo grano italiano. Li riconosci dalla bandiera tricolore. I nostri prodotti non contengono additivi né conservanti. Dalle olive dei coltivatori locali, attentamente selezionate e controllate, creiamo un prodotto raffinato che unisce gusto all'alta qualità. È l'olio Montenovo, il compagno fedele della tua salute. Le nostre nonne passavano ore ad impastare uova e farina per rendere la pasta più morbida ed elastica. Oggi, dopo 50 anni, D'Andrea Giovanni impasta ancora come allora, nel rispetto della buona tradizione marchigiana, garantendo qualità e freschezza ed offrendo una vasta scelta di formati e piatti tipici. Pasta all'uovo D'Andrea Giovanni. Dal 1957, la buona tradizione marchigiana.